Ciao ragazzi, e come sempre eccoci qua. Oggi giornata veramente speciale. Io sono onorato, nutro una profonda ammirazione verso questo splendido uomo, Massimo. Ragazzi, la sua forza, la sua determinazione veramente mi dà forza. Mi dà forza e mi fa veramente riflettere su un sacco di problematiche, finte problematiche che noi ci facciamo. Massimo ha avuto un piccolo problema alla gamba sinistra, e adesso magari vi farò vedere dopo più avanti nelle alcune foto. La sua moto è al cambio servo assistito. Fausto di Handytech gli ha preparato la moto, in quanto lui non riesce a cambiare con Piede il piede sinistro. sinistro, ma la manetta non gli manca, ragazzi, veramente. Subito pensavo di dover aspettare, di dover veramente un leone. Gli è stato applicato al cambio un attuatore e lui praticamente dal manubrio va a cambiare le marce. Quindi veramente ragazzi, oggi faremo il video durante la giornata, vi farò vedere alcune foto. Spero che possa servire, vi farò vedere alcuni particolari della sua moto perché è veramente, veramente interessante e può servire secondo me a tante persone. Okay? Ciao ragazzi, per adesso vi salutiamo, la giornata è appena iniziata, è ancora lunga e ci divertiremo un sacco. Ciao, Andiamo a smanettare, ciao! a fuoco! Tana. Grande, grande, grande. Thank you.
Ciao ragazzi, siamo arrivati alla fine di una splendida giornata da incorniciare. Il meteo veramente ci ha graziato, giornata come poche su tutto l'anno, ma una giornata speciale e specialmente mi ha dato la possibilità di incontrare una persona fantastica, un leone. Una persona che ha incontrato tanti pilotoni che vanno forte e che scalano montagne, ma la velocità virtuale e anche effettiva, perché lo vedrete dai video, e la montagna che ha scalato il nostro Massimo è qualcosa di veramente eccezionale. Incredibile. Gli hanno preparato la moto, come si chiama? L'Handitech. Gli ha preparato la moto, l'ha resa più fruibile per la sua particolare condizione. Ha la gamba sinistra e il piede sinistro che non può utilizzare, quindi ha tutta la gamba sinistra inutilizzabile, quindi non può forzare, non può cambiare. E gli ha portato sulla moto degli attuatori e al manubrio dei pulsanti per aiutarlo a guidare. E come ti trovi, Massimo, con questa tipologia di configurazione? Mi trovo benissimo, è la stessa configurazione che ha Nicola Dutto sulla sua moto, e io ringrazio Nicola perché è stato lui a passarmi il contatto di Handitech. Devo dire che hanno fatto un lavoro eccezionale, estremamente affidabile, da migliorare un po' l'ergonomia della punzantiera, certo, per la presa della manopola, però cambiata eccezionale. bene, e oggi ci siamo divertiti veramente, ci abbiamo dato tanto gas, ma potreste vedere, anzi vedrete nei video, mi ha detto quando siamo partiti vai piano, no, sono stato io a dirgli ragazzo vai piano, perché ci dà tanto di quel gas che veramente è stato bravo. E in tutta la giornata una stupidata, una piccola caduta, ma da nulla, cioè in una giornata, quindi veramente è stato un grande. Io vi ringrazio, vedrete il video fra magari qualche giorno, qualche settimana, chi lo sa, però ripeto ancora, questa giornata mi ha dato la possibilità di conoscere Massimo, una persona veramente, veramente incredibile, che dovremmo prendere forza tutti noi e bypassare tutti quei problemi mentali che ci facciamo, quegli ostacoli mentali, perché lui non ha fatto nient'altro che oltrepassare e oltrepassare gli ostacoli che la mente gli creava. E a un certo punto della sua vita, dopo 10 anni, ha deciso di ritornare in moto. E oggi è ritornato in moto. Complimenti, Massimo. Io ringrazio Diego che mi ha fatto vivere una giornata favolosa e mi ha dato idee pericolose per il prossimo futuro. E quindi mi sa che dalla moto non si scende più Ottima. per altri 10 anni. Ottima medicina. Avanti, facciamo come il medico. Prescrizione. Moto per 10 anni. Ciao ragazzi, è un piacere. E grazie anche a Nicola Dutto perché senza il suo esempio non sarei mai salito in moto di nuovo. Ciao a Alla tutti. prossima.